È stata una bella sorpresa e dopo tanti anni di lavoro una grande soddisfazione poter comunque avere un riconoscimento anche così importante nelle proprie terre, perché poi magari ho avuto dei riconoscimenti o comunque la mia carriera si è un po' spostata, sempre un po' di ritorno verso le Marche, verso Macerata, però ecco, questo probabilmente è il momento per ritornare e celebrare un bel momento, ecco. Celebrare un bel momento, così Elena Giustozzi, emozionata vincitrice del premio Pannaggi Nuova Generazione 2021. Un premio giunto alla quarta edizione che punta alla scoperta di nuovi talenti artistici e che li premia anche con una personale a Palazzo Buonaccorsi. Inside di Elena Giustozzi sarà visibile fino al 27 febbraio e rappresenta un micromondo nato dalla vasca da giardino della casa dell'infanzia dell'artista, dove compaiono, appunto rispecchiandosi nell'acqua, fiori, foglie, insetti e tanto altro. Sono opere molto poetiche, tanto raffinate, con un profondo ricordo che è dell'infanzia dell'artista, ma nello stesso tempo io mi ci sono ritrovata e credo che ognuno di noi ci si ritrovi. E ci fanno fermare ad osservare. E nonostante in questo periodo, dicevo prima con l'artista, ci siamo tutti fermati tanto, costretti, però forse non era quel tipo di stop e di osservazione profonda che invece di cui tutti dovremmo cogliere l'opportunità e l'occasione. Soddisfatta la curatrice Ballesi, che loda lo stile della ragazza originaria di Civitanova Marche e che ricorda le belle soddisfazioni ottenute da Elena in Sudafrica. Stata per circa 2 mesi a Cape Town, credo che tutto quello che ha prodotto in quel periodo l'abbia venduto con grande invidia delle sue. Perché? Perché soprattutto nel mercato inglese, di marca anglosassone piacciono moltissimo queste opere che hanno una cifra precisa, che è la cifra della pittura colta rinascimentale italiana aggiornata ai tempi nostri. Quindi immaginate il mercato come può godere a vedere e acquisire le opere di Elena. Chiudiamo con una particolarità delle opere esposte, la forma circolare. Ogni lavoro fin dall'inizio è un'inquadratura di un dettaglio più o meno centrato, perché spesso poi magari si tagliano elementi, si tagliano dettagli, quindi sembrano quasi appunto voler sfuggire una centralità del soggetto, però ecco il tondo sembra un po' riallargare il focus.